ovvero fare la stessa ricetta. Questo è un progetto che abbiamo lanciato da un paio di mesi su Instagram, io insieme ad altre food blogger, di cui vi lascio in info box il link diretto alle pagine Instagram. Questo progetto cosa vogliamo fare? Vogliamo lanciare ogni mese, circa ogni mese, l'idea di una ricetta, una proposta. In questo caso, per esempio, si tratta della cheesecake. Ognuno di noi realizza la ricetta secondo la propria fantasia, la interpreta a modo suo, chi in un modo, chi in un altro, e nello stesso giorno la pubblichiamo e lanciamo le ricette sul web con l'hashtag Do The Same Recipe. Ovviamente potete partecipare tutti, quindi ci seguite su Instagram, seguite l'hashtag Do The Same Recipe e saprete via via qual è la ricetta del momento da realizzare. In questo caso io ho realizzato una cheesecake ai mirtilli, quindi perfetta per questo inizio di primavera, finalmente, e spero molto che l'idea vi piaccia. In tal caso lasciatemi un like, un pollice in alto, iscrivetevi al canale. E soprattutto seguitemi su Instagram, dove quotidianamente, praticamente quotidianamente, fra storie e fotografie rimaniamo aggiornati. La ricetta naturalmente la trovate per iscritto sul blog e nell'info box c'è il link diretto. Un bacione e alla prossima! Come prima cosa metto i biscotti in un frullatore e li frullo molto bene fino ad avere una consistenza molto fine. Unisco anche il burro fuso e continuo a frullare fino a quando non si avrà una consistenza come quella della sabbia bagnata. Distribuisco i biscotti sul fondo della teglia ben imburrata e presso bene il composto così da farne una base compatta. Metto in forno a 180 gradi per circa 5 minuti, poi tolgo dal forno e faccio freddare. In un'ampia ciotola unisco la ricotta ben scolata, lo zucchero integrale, lo yogurt, io ho utilizzato yogurt di mandorla, ma qualsiasi tipo di yogurt va bene, e sbatto con le fruste fino ad avere una crema omogenea. Unisco anche un uovo alla volta e continuo a sbattere finché quest'uovo non sarà ben amalgamato. Unisco anche la buccia del limone grattugiata, un limone biologico, un cucchiaio del suo succo e i semi della vaniglia e do una bella mescolata. Aggiungo anche metà dei mirtilli lavati e asciugati e mescolo delicatamente con la spatola per non romperli. Verso il composto sulla base di biscotto e metto in forno a 160 gradi a bagnomaria, ovvero riempio la placca della pizza messa sotto la griglia con dell'acqua così da fare una cottura a bagnomaria. Lascio cuocere per un'ora e un quarto. Considera comunque che il centro della torta continuerà ad essere tremolante e si solidificherà poi durante il raffreddamento. Nel frattempo preparo il topping, semplicemente unendo alla panna acida lo zucchero e succo di limone e mescolando con un cucchiaino. Passata l'ora un quarto, tolgo la torta dal forno e, ancora bollente, ci distribuisco sopra la panna acida. Allo stesso modo distribuisco i mirtilli freschi fino a ricoprire tutta la superficie. Rimetto in forno a 190 gradi, quindi alzo la temperatura per altri 10 minuti. Lascio freddare completamente la torta, preferibilmente all'interno del forno leggermente aperto, e prima di servire la lascio nel frigorifero per almeno un'oretta. Se l'idea ti è piaciuta, ti invito a lasciarmi un like e a seguire l'hashtag Do The Same Recipe. Ci vediamo presto! Cause in the kitchen I was born.